Racconti di guerra, Via dei Borghi, 1944. Sono veramente racconti, cioè tutto quello che è in questo libro è autentico, è verissimo. Non c'è nulla di, diciamo, inventato, no? Perché a volte si leggono i libri di racconti, però sono più novelle che racconti. Invece questo è autentico, è autentico. Tutte le cose che sono descritte qui, anche nei minimi particolari, sono autentiche. Ero un ragazzino, un bimbino, avevo 11 anni, 11 anni, e ho conosciuto la guerra attraverso me stesso, ma ragazzini si sa che non si considera molto la guerra, siamo abituati a fare la guerra da bambini, e anche se la vicinanza soprattutto dei tedeschi ci faceva capire che la cosa era anche tragica. E quello che mi ha più interessato è il rapporto di noi ragazzi con l'atmosfera della guerra. Allora qui parlo dei tedeschi, parlo dei fascisti, parlo dei noi ragazzini che si giocava, e se si entrava in un cunicolo per scavare la terra, per fare posto poi a quelli grandi che ci si dovevano nascondere per non farsi prendere dai tedeschi, era un gioco, era un gioco. Però si sente, credo che si senta l'atmosfera della paura, dell'angoscia, quando si parla di mia madre che piange, quando si parla di mio fratello che gli è andato bene perché è stato capace di fare una data, di trasformare una data che l'ha salvato perché era rastrellato dai tedeschi, e che fine faceva non si sapeva. Poi nell'ultimo, mi sembra, racconto, mi sembra che sia l'ultimo racconto, che si parla di quelli che andavano a rubare praticamente le gomme, le ruote delle macchine, le gomme, proprio i fascioni delle macchine e dei camion, e li vendevano, e diciamo con la scusa di fare un danno ai tedeschi, e avevano trovato il sistema anche di guadagnare. Furono tutti rastrellati, uno poverino, e non ci ho messo il nome perché mi scocciava dare il nome di questa gente, proprio perché andava a rubare queste gomme, insomma. E uno non tornò, ci lasciò la buccia. Quell'altri sono stati fortunati, è riuscito a tornare e hanno vissuto parecchi anni, insomma. E potrei dire che racconti di guerra, racconti di guerra e racconti abbinati alla guerra, perché certi racconti, quando si parla degli americani, degli americani che facevano gli sbruffoni e si ubriacavano, e c'è stata anche
una lotta, io lo dico qui, fecero non solo a cazzotti ma a seggiolate e uno morì. Io so, credo anche chi fu, si diceva che fu, però si parla della liberazione di Lucca. Noi c'era alle finestre di Via dei Borghi e si cominciò a sentire dei rumori del calpestio, ci si affacciò e si vide questi partigiani che scorrevano lungo la strada, lungo il muro della strada, e andarono verso il Foro Nuovo, si chiamava noi, Porta San Jacopo. Andarono lì perché sapevano che c'erano dei tedeschi, infatti c'erano dei tedeschi che con il mitragliatore sparavano. E un povero ingenuo, attraversò veloce, ma bastò quel tempo, quell'attimo, perché i tedeschi sparassero da lontano, sparassero con un grosso mitragliatore e l'ammazzarono. E mi ricordo che ci fu un parapiglia perché cercarono di seguire i tedeschi che scappavano e non riuscì a prenderli naturalmente. E poi un camioncino, ricordo il camioncino che accolse questo cadavere che era coperto da una bandiera italiana e c'era una donna partigiana in ginocchio col fucile che l'assisteva in questo viaggio, che era l'ultimo viaggio di questo disgraziato, che si diceva che era uno che si era aggregato, neanche veniva dalle montagne, ma si era aggregato dalla campagna a Lucca. Noi si era fanatici degli aeroplani, mio fratello in particolare conosceva tutto degli aerei, e si vide questi aerei che volavano in maniera strana e improvvisamente tutti e tre, non uno, due, ma tutti e tre si urtarono e caddero, uno da una parte, uno dall'altra. Ci furono diversi morti. La scuola elementare Pascoli era stata invitata con i rappresentanti degli alunni a visitare i feriti di guerra. S'andò uno per classe, scelti, e si andò al vecchio ospedale di Via Gallitassi, che c'erano grandi stanzoni, non era come ora che si precede, che stanzine di due posti, grandi stanzoni, e in queste grandi stanzoni c'erano i feriti di guerra. Allora ci facevano vedere come si erano feriti, nelle gambe, nelle braccia, nel petto, nella testa anche. E mi ricordo che uno mi è rimasto particolarmente impresso, che ci fece vedere che era stato ferito nella gamba da una scheggia che lui aveva preso dopo l'incidente e che si era portata via. È una scheggia grossa, molto grossa, che ne aveva frantumato un po' la gamba. E io andai con questi, che c'era anche il preside, e c'erano delle maestre, insomma,
e mi fermai a guardare un cartellone che parlava della guerra, non so, ma mi fermai qualche secondo, poi proseguì per incontrare questi ragazzi che con me erano venuti a vedere i feriti, no, di guerra, e non li trovai più. Girai, girai, non li trovai più. E trovai invece il preside con un altro, non so se era il segretario, e gli raccontai la cosa e loro mi dissero: sì, ora vieni con noi. E mi riportarono a scuola. A mia madre non dissi nulla perché, insomma, facevo brutta figura, che ero stato così cretino da perdere la compagnia. E il giorno dopo il maestro mi chiamò in presenza della classe e mi fece raccontare quello che avevo visto. E io potevo raccontare poco perché avevo visto poco e raccontai poco. Il maestro restò un po' sorpreso e disse: ma come? Quello della scheggia? E poi ci sarà, sì, ce ne erano altri, ma non sapevo dire che cosa, perché c'ero passato da scemo, insomma. E allora il maestro mi rimandò al posto e disse: credevo che tu spiegassi cosa avevi realmente visto e non che avevi visto praticamente solo un ferito. È andata così.